siamo un attimino in ritardo, quindi vediamo di iniziare subito. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Io volevo dire due parole spiegando il motivo per cui siamo qua. Questo lavoro che presentiamo oggi è nato da un'idea di collaborazione tra la nostra scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno, con la scuola media, e cercando anche di coinvolgere il comune di Inveruno con la biblioteca comunale. Infatti voglio ringraziare subito la signora Mazzeo e la signora Carla Zanzottera, le quali ci hanno supportato e ci hanno dato anche un prezioso consiglio nell'invitare un'altra associazione sul territorio, che è Foto in Fuga, che collaborerà con noi e che dovremo proprio ringraziare moltissimo. In occasione proprio della giornata della memoria, che ormai si è svolta il 27 gennaio, proprio sul tema dell'Olocausto, noi abbiamo voluto centrare il tema di questa rappresentazione teatrale di oggi. Il lavoro è un lavoro ovviamente molto scolastico, quindi senza pretese, un lavoro semplice, un lavoro modesto. E speriamo quindi comunque che sia di gradimento a tutti. Il titolo l'avete visto dai volantini, è Il tempo ritrovato. E passo la mia parola alla collega Gala Valentina, che con me ha collaborato, insieme alle due colleghe della scuola media che gradirei avere sul palco, la professoressa Cavarra Rosanna, Brambilla Rita. Sì, buongiorno a tutti, io voglio solo dire due cose semplici che sappiamo tutti ormai, no? Che ricordare è un dovere a cui nessuno di noi si può sottrarre, perché solo con la memoria ridiamo il volto a tutte quelle persone a cui è stato tolto l'anima e a tutte quelle persone a cui è stato tolto un nome. Quindi è solo che la memoria è la memoria che ci rende liberi. Grazie. E io ringrazio non soltanto le autorità, tutte le persone che hanno contribuito a che questo lavoro arrivasse a buon fine, ma soprattutto i genitori che non si sono lamentati per cambiamenti di orari e quant'altro. Grazie a tutti e agli alunni. Per motivi di tempo vorrei chiamare sul palco subito il dirigente scolastico e il signor Tino Malini della Memoria del Mondo, che probabilmente poi dovrà fuggire e vuole dire due cose proprio sul tema. Buongiorno signor Tino. Buongiorno a tutti. Io credo che l'iniziativa che voi attiverete questa mattina avrà un grandissimo risultato se tutti, sia chi recita, chi canta, chi suona, ma anche chi sta a vedere, presterà la massima attenzione. I risultati nelle cose avvengono quando tutti collaborano assieme. E io vi inviterei, ma proprio un minuto solo, a chiudere gli occhi, a immaginarci tutti noi oggi ai bordi di una ferrovia dove gli unici rumori possono essere lo sferragliare di vecchi vagoni, la tratta di cani, urla, e ad un certo punto sentire le porte di questi vagoni bestiame che si aprono e qualcuno dietro di noi che ci spinge a salire con tutte le nostre cose che magari abbiamo raccolto velocemente in casa, le mamme con i bambini stretti ai loro vestiti, i papà magari carichi di una valigia nella quale è stato messo tutto ciò che pareva necessario per un viaggio. E allora, nel momento in cui queste porte poi si richiudono e il nostro viaggio comincia senza sapere dove arriveremo, è lì che possiamo immaginare l'esperienza che molti uomini, molte donne, molti bambini, molti ragazzi giovani
hanno dovuto fare in un periodo, diciamo, dal 1938 fino al 1944. Le immagini che vedrete, che sono state scattate dai fotografi di Foto in Fuga, ci propongono questo viaggio in un luogo simbolo, Auschwitz, un luogo simbolo di questa immane tragedia. E l'ultima cosa che vorrei dirvi è che questo viaggio che noi oggi facciamo l'hanno fatto davvero in tanti, ma anche persone, non dobbiamo immaginare solo persone lontane da noi, anche persone dei nostri territori, dei nostri luoghi. Mi piace ricordare ad esempio una donna, una ragazza, aveva 24 anni, si chiamava Carla e lavorava in una fabbrica di Magenta, e ad un certo punto le fabbriche vengono invitate a fare degli scioperi per protestare contro le difficoltà del vivere, le repressioni, e la cosa interessante leggendo i documenti è che sono le donne. Ecco, a me piace ricordare questo. Ci sono stati degli uomini che scavalcavano la cinta dietro dalla fabbrica per entrare a lavorare, per non farsi vedere dagli altri, ma erano le donne che erano davanti ai cancelli a invitare tutti a ribellarsi, a protestare. Bene, Carla Morani viene poi invitata a Milano, aveva, ve l'ho detto, 23-24 anni, viene invitata a Milano all'ufficio dell'Annonaria. L'Annonaria era l'ufficio che distribuiva delle tessere che contribuivano a sfamare le famiglie. In quei giorni a casa sua era arrivato uno zio, quindi da 6 persone erano diventate 7. Quindi lei pensava, dice, andrò perché mi dovranno aumentare le dosi, quindi non so se prima la farina era 1 chilo, me ne daranno 1,2 chili, il latte se erano 3 litri me ne daranno 3,5 litri. E quando arriva lì, dicono, lei era davanti ai cancelli della SNIA a Magenta? Sì, perché? Ecco, è stato sufficiente questo sì perché venisse condotta a Bergamo in prigione, dalla prigione venisse caricata e venisse inviata a Mauthausen. Ecco, c'è un libro dove lei torna, e quando tornerà nel giugno del 1945 prende un quaderno, e in quel quaderno, piccolo quaderno, scrive a mano questa sua storia, un quaderno che poi è stato ritrovato nella cantina di un nipote. E c'è una pagina, non ve la leggo perché so che siamo in ritardo e quindi non voglio togliere spazio a voi. Dice, ci hanno caricato sui treni, ci hanno schiacciati dentro come fossimo del bestiame, e per giorni e giorni ci hanno trasportato e noi non sapevamo dove andavamo. Ecco, ragazzi, io davvero vi auguro che questa iniziativa non sia l'iniziativa di oggi, ma sia un'iniziativa che possa essere ripresa anche in altri momenti, quando studiate anche la storia, quando sentite adesso ad esempio dei canti che ci riportano, non erano solo ebrei quelli che sono stati portati nei campi di sterminio, c'erano gli omosessuali, c'erano i prigionieri politici, c'erano i testimoni di Geova, c'erano tante categorie e ognuno aveva il suo triangolo e ognuno di questi uomini e donne avevano inciso sul braccio un numero. Il numero della Carla Morani mi pare fosse 76.420, e quando è tornata, chi glielo chiedeva diceva, per molto tempo non sono stata più Carla Morani, ma sono stata il mio numero che avevo inciso sul braccio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e invito voi davvero a collaborare, stiamo attenti, è un'occasione importante questa, è un modo diverso di fare scuola, ma secondo me è un modo bellissimo di fare scuola. Grazie, grazie a voi. Grazie, buongiorno a tutti. Io intanto ringrazio per la professoressa, la professoressa Lagala, la professoressa Caragiola, le professoresse della scuola media, il comune qua presente con la presenza dell'assessore, Gianni Armanini presente, altre personalità.
E cosa dire, solo due parole, ecco, intanto siamo onorati per aver portato qua in questo teatro una rappresentazione teatrale, perché non vuole essere assolutamente ovviamente uno spettacolo, anche se io devo dire personalmente ogni volta quando si avvicina il giorno della memoria avverto un certo imbarazzo, diciamo una certa inadeguatezza nel poter, nel pensare che quelle immagini possano essere assimilate a ciò che l'essere umano è stato in grado di fare, cioè pensare oggi l'essere umano è vuol dire pensarlo anche in quelle vesti, ecco, allora queste rappresentazioni servono a far maturare in noi la consapevolezza e quindi anche la responsabilità di capire e di vedere quegli fatti, quegli accadimenti che oggi, ancora oggi, rappresentano un'enorme macchia, diciamo, nella storia dell'uomo, come veramente accaduti e intanto, ecco perché ripeto, si fa proprio fatica ad immaginare e a pensare come un Mengele abbia potuto fare tutto quello che ha fatto, eccetera, eccetera. E quindi questo ci aiuta a riportarci alla memoria e a riportare nella nostra responsabilità il fatto che serve a noi maturare e tenere sempre vivo il senso dell'ingiustizia. Weaver diceva, perché ci sono stati tanti, diciamo, studiosi che purtroppo reduci dai campi di concentramento hanno scritto, Habermas, Appel, insomma, Adorno, eccetera, eccetera, è difficile però descrivere con le parole, con uno spettacolo, quelle vite, quei silenzi assurdi, orrendi, insomma, quelle tragedie. Tuttavia, come diceva Weaver, l'uomo non nasce con il senso della giustizia innato. Il senso della giustizia lo costruisce partendo dal senso dell'ingiustizia. Purtroppo è difficile questo da accettare, ma queste occasioni e questa memoria può servirci a rinfrescare in noi questo senso dell'ingiustizia affinché queste cose non possano più accadere, diciamo, in futuro, eccetera. Quindi io intanto ringrazio tutti per la partecipazione, invito tutti i docenti, i miei docenti a ripristinare eventualmente il necessario clima, diciamo, che occorre avere anche con i nostri alunni in queste occasioni, perché vedrete, insomma, io non ho assistito alle prove, ma diciamo il coinvolgimento emotivo che hanno vissuto i docenti, diciamo, che stanno partecipando e parteciperanno alla presentazione, è stato notevole. Quindi sono certo che da questa esperienza lasceremo almeno per un po' il segno, diciamo, nella formazione dei nostri giovani, dei giovani del territorio. Quindi ringrazio tutti e buona visione. Grazie. Che non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti, perché malgrado tutto credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale. Sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Posso percepire le sofferenze di milioni di persone. Ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità. La memoria rende liberi. All'assassinio, alla furia, e fino a quando tutta l'umanità, senza eccezioni, non avrà subito una grande metamorfosi, la guerra imperverserà. Tutto ciò che è stato costruito e coltivato sarà distrutto e rovinato di nuovo. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze e continuo a credere nell'intima bontà.
provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia fra il 1938 ed il quinquennio degli anni 40 dal regime fascista. Esse furono rivolte soprattutto contro le persone di religione ebraica. Furono lette per la prima volta dallo stesso Benito Mussolini il 18 settembre del 1938 a Trieste. La legislazione antisemita comprendeva il divieto degli ebrei di lavorare presso amministrazioni pubbliche, il divieto quindi di esercitare le cosiddette professioni intellettuali. Gli studenti ebrei, così come gli insegnanti, furono costretti ad abbandonare le scuole. Ogni sorta di divieto fu loro imposto. Vivere dunque ai limiti della sopravvivenza, della società. In questo clima di pura follia, la straordinaria storia di due studenti, Giorgio e Giovanni, i quali condivisero i sogni e le aspirazioni spezzati da un sistema il cui obiettivo era l'odio e la persecuzione, ma resistettero agli eventi forse per raccontare. Giorno 28 ottobre 1938, una mattina qualunque. Nella scuola media Alfieri di Torino, nella classe seconda C, si faceva l'intervallo. I ragazzi, come al solito, si sfogavano tirandosi penne e fogli di carta trasformati in palline. Lontano dal gruppo classe erano a chiacchierare due compagni, Giorgio, ebreo, Giovanni, non ebreo. Entrambi coltivavano il sogno di fare medicina. Avrebbero salvato l'umanità, si dicevano, e negli ultimi giorni erano riusciti con materiali di fortuna a simulare la costruzione di strumenti chirurgici. Ehi Giovanni, che cosa vorresti fare da grande? Io al medico, e tu? Anch'io. Guarda, ieri sera ho terminato di costruire questo strumento. A cosa serve? Servirà a strappare i denti quando faranno male. Che strana forma, a me invece sembra adatto per dosare le pecore. Non puoi comprendere, è più facile di quanto tu possa pensare. Sarà, mio padre dice che fare il medico è una vocazione troppo seria per scherzarci su. Giorgio non fa in tempo a terminare la frase, quando nella classe, sconvolta da alunni troppo vivaci, entra il prof. Rossi, accompagnato da un signore. Ragazzi! Ragazzi! Fate silenzio, ragazzi! Il signore che è venuto a trovarci vuole parlare con uno di voi. Uno di voi si chiama Giorgio Fano, vero? Rispondete! Sei tu? Sei tu? No, non sono io. Sei tu? Allora sei tu. Sono io, signore. Bene, era ora che parlassi. Prendi le tue cose e seguimi. Fai in fretta! Giorgio rimette i libri nella sua cartella. Giovanni non riesce a scrollargli gli occhi di dosso. Si alza dal suo banco e cerca di dirigersi verso il suo compagno. Ehi, cosa credi di fare? Torna al tuo posto. Vuoi seguirmi anche tu? Lo sapevate che il vostro compagno è ebreo? Non lo sapevate? I vostri professori non vi hanno detto nulla? In classe lo sgomento, si sente vociferare. Tu lo sapevi? Cosa significa essere ebreo? Mio padre dice che gli ebrei sono cattivi. Mio papà dice che se molti sono poveri è per colpa loro. Ma Giorgio non è cattivo, e allora? Forse un giorno capiremo, forse. Basta! Smettetela! I vostri professori fanno male a non raccontarvi la verità. Giusto, prof. Rossi. Il prof. Rossi rimane in silenzio. Non guarda negli occhi quel personaggio arrogante e pieno di sé. Si chiude dunque nel suo silenzio. Intanto la milizia fascista afferra dal braccio Giorgio. Muoviti! Giorgio, prima di lasciare la classe, si ferma dove si trova Giovanni. I due si guardano per un attimo. Giovanni protrae la sua mano verso quella di Giorgio, ma la milizia lo trascina via. È il silenzio in classe. Tutti i ragazzi abbassano la testa, come desiderosi di pregare per il loro compagno. Lo fa anche il prof. Rossi, mentre si sforza di trattenere le lacrime. Giovanni, nei giorni, nei mesi che verranno, e non per un solo attimo, smetterà di pensare al suo amico e alla sua sorte.
1943. I tedeschi occupano l'Italia, dando vita a terribili rappresaglie, a vendette attuate ai danni della popolazione civile. Tante sofferenze dovette patire l'Italia e quanto sangue macchiò la stagione successiva a questa data, con il paese divenuto un vero e proprio campo di battaglia.
passati da quel lontano ottobre 1938. Giovanni era diventato un uomo chiuso, silenzioso. Amava stare in contatto con la natura. Soleva trascorrere le domeniche mattina d'inverno ad esplorare parchi sempre un po' più lontani dalla sua abitazione e allo stesso tempo lontano dalla gente che lo conosceva e che continuava a chiedergli se avrebbe mai più ripreso ad esercitare la professione di medico. Giovanni era diventato medico chirurgo specializzato in cardiologia, ma aveva dovuto abbandonare la sua professione per stare accanto alla moglie ammalata. Giovanni, dal suo matrimonio, non aveva avuto figli, tuttavia non era particolarmente dispiaciuto, pensava che il ruolo di padre non facesse per lui. Quella mattina di dicembre, Torino era particolarmente fredda, ma bellissima. Ecco, si era allontanato abbastanza. Al di là della strada vi era un piccolo parco. Avrebbe sostato lì. Non vi erano molte banchine. Quelle poche erano quasi tutte occupate. Ah, ecco, eccone una. Non sarebbe stato solo, ma cosa importava? La persona che gli stava accanto era un uomo dall'età indefinita. Portava in testa un grosso cappello. Giovanni prese ad osservarlo. Era incuriosito dal modo in cui era immerso tra le pagine del libro. Qualcosa si intravedeva nel suo avambraccio. Giovanni era curioso, prese ad osservarlo. Era un numero. Aveva nel braccio inciso un numero. Giovanni sapeva il significato di quel numero. La storia aveva messo piano piano a conoscenza tutta l'umanità del significato del numero inciso. Quell'uomo aveva qualcosa che destava l'attenzione di Giovanni. Il suo profilo, il modo in cui muoveva le mani. Ma sì, poteva essere lui, Giorgio. L'uomo alzò lentamente la testa e con voce rotta dall'emozione guardò Giovanni e disse: Giorgio, sei proprio tu? Sì, Giovanni, sono proprio io. Ti ho pensato in questi anni. Anch'io, dimmi, dove vivi, cosa fai? Voglio dire, ti sei sposato? Hai dei figli? No, non mi sono mai sposato, ho preferito la solitudine. Ma hai vissuto sempre a Torino? Per un breve periodo sono stato via, poi sì, sono sempre rimasto qui. Perché non mi hai cercato? Eppure tanti mi conoscono. Beh, ho preferito così. Ma ho visto che nel braccio hai un numero inciso, perché? Guarda, non mi va di parlarne. Ti prego, fammi sapere, voglio sapere. Vedi, quello che ti sto per raccontare ti sembra frutto di un perfido cineasta. Se solo sapessi cosa hanno visto i miei occhi, cosa ho dovuto sopportare il mio fisico e la mia anima. Quanto l'odio delle persone può uccidere nella maniera più cruenta. Vedi, io sono qui, ma la mia anima è morta. Amico mio, sono qui, ti ascolto. Ora che ti ho ritrovato non voglio più perderti. Voglio sapere cosa ha significato la tua vita dopo l'ottobre 1938. Su quei sassi, scivolare lungo le pareti, entrare nelle baracche, genera dolorosa angoscia che cerca risposta. Questo libro vuole avvicinare i luoghi che testimoniano la barbarie umana, che ha cancellato milioni di vite, vite segnate,
luoghi che conservano mille voci, che parlano da ogni mattone e da ogni legno, senza più voce, voci sospese. Salvo nel mio sguardo ogni singola parola, lascio che il silenzio restituisca il vero significato. Non riesco a distinguerli, migliaia di teste grigie, senza nome, né volto e nazionalità. Sguardo degli amici, vi leggo la stessa dolorosa emozione che mi ha preso arrivando davanti a questo abisso dell'uomo. Cerco di nasconderla, mi toglio il fiato. L'inganno di una strada che sembra portare a casa non è una strada, ma un destino. Non è una casa, ma un mattatoio. Non cercate più uomini. Nella garitta non c'è più nessuno, mi trafiggono ancora gli occhi di chi non ha pietà per l'uomo. Statica clessidra, custode della sorte di un popolo. L'uomo qui ad Auschwitz avrà mai goduto un momento di dolcezza, la carezza della speranza? La pietra si addolcisce ai passi dell'umanità. Vedere il rumore degli zoccoli di legno mi mette i brividi. Sguardi, volti, esistenze esposte alla mia vista. Uno, nessuno, 6 milioni. Ti hanno tolto tutto, fiore reciso. Nei tuoi occhi rivedo i miei figli e il mio sguardo si riempie di lacrime. È come un pugnale nel cuore. È rimasta la sua spazzola, testimone muto di chi non c'è più. Dicono che chiunque sia toccato dalla luce di Dio verrà salvato. Privazione e indifferenza, offuscare. Vago nelle stanze del campo, senza pace, li rivedo in ciò che sosteneva la loro esistenza. Nessuna visione è più eloquente. Ecco ciò che è rimasto, una
masso filamentoso di capelli. E se una ciocca ha la leggerezza di una nuvola, qui è devastante come una tempesta. Il colore della vita e dell'amore lo riconosco in un grumo di scarpine, goccia di sangue in un mare di gocce. Barattoli, munizioni di una settica macchina per uccidere uomini. Mi trovo da solo con loro, una madre e un figlio. Diventa mio il loro sguardo di paura, d'ansia e di inquietudine. Un cancello aperto è un invito. Da qui si può solo entrare. Oltre questo cancello, il dolore, il male e la violenza, da cui si vorrebbe fuggire, ma non si può lasciar fuori. Temerario gesto, trafitto dal filo spinato. Può un ordine fermare la passione per la vita? Non riesco a togliere lo sguardo da questo monito, inascoltate parole che non mi danno pace, perché oltre vedo l'orrore. Nome senza spazi, senza respiri, senza fine. È un filo sottile e tenace che mi lega a quanto è accaduto. Sequenza di lampioni, rischiara la via, ma è ancora filo spinato. Il passato e la memoria sono prigionieri di questi reticolati. Un senso di angoscia mi assale. Chi raccoglierà un'eredità così pesante? Di appartenere alla stessa specie umana. Entro in religioso silenzio. Il peso mi soffoca, mi paralizza. Mi gira la testa, non posso sopportare.
ultime parole di vite spezzate incidono la coscienza. Vuoto assordante, questa è l'ultima immagine davanti agli occhi, il rovescio del tempo. Espressione di un'energia furiosa affinché non resti più traccia. Cancello fagocitante, la promessa tradita. Ultima stazione è il capolinea della speranza. Sono ancora lì i draghi guardiani che separano la vita dalla morte. Sento addosso lo sguardo del soldato che domina i margini della vita. L'alba del nuovo giorno, qui è il momento di lasciare, perdere tutto. Non è l'inizio, ma la fine. Un susseguirsi di nomi, un gruppo sempre più numeroso. L'unica cosa chiara per tutti era la consapevolezza che non si sarebbero più rivisti. Lagerstrasse, entrare a Birkenau e sentirsi continuamente schiacciati dall'immensità degli spazi, dall'immensità del dolore. Mi sconcerta la tranquillità di questo luogo, indifferente alla morte che vi respiro.
vedo ancora con tutto il tuo mondo e tutta la vita davanti. Ora si spaventa, si allontana, atmosfera silente, assenza di vita. Scolpite nella pietra che radicano nel dolore. Sono il passo leggero e innocente di un bambino. Può sfiorare questo terreno. Solo uno sguardo vivace e puro può dare voce alla speranza. Alla finestra, il mostro è all'esterno o accanto a me? Sottrarsi, anche solo per un momento, il ricordo di quando ci si sentiva uomini e non si era privati di tutto, ora rasato, appiattito, negato. Rette parallele si incontrano, dove l'infinito finisce. Al momento del ritorno, un bivio, dimenticare oppure farmi segnare dal dolore e reagire. Tutto questo incrocia il mio sguardo raggiungendo il cuore, mai più. Sono morte madri, pane strappato ai figli. Ho visto il male fatto da uomini come noi, ora l'ho compreso.
Non voglio diventare parte di esso. Questa è la sola speranza. Ad un certo punto ho avvertito di voler comprendere. Non conosco, non so abbastanza della creatura uomo. Ho dato uno sguardo. Ho visto popoli sterminati e popoli sterminatori. Che sono uomini, sì, pari nostri. Ed ora ti cerco. Le cose viste mi hanno bruciato l'anima. Ha bisogno almeno d'altri due occhi nei quali intercettare compassione, dai quali dissetare la fede. A noi, come a chiunque, è offerto d'essere tali che nel genere umano possa credersi umanità. A me basta saper di te.
a scrivere all'età di 13 anni, mentre insieme ad altre 17 persone è costretta a nascondersi per sfuggire ai nazisti. Scrisse per alcuni anni, per poi interrompersi nel 1944, quando, scoperto il nascondiglio, la famiglia venne portata dai tedeschi al luogo di sterminio di Auschwitz. Solo il padre sopravvisse e pubblicò il diario della figlia nel 1947. Anna scriveva sotto forma di lettere a un'amica immaginaria, Kitty. Il diario, salvato dal saccheggio e pubblicato con il titolo La retrocasa, ebbe molto successo e fu tradotto in molte lingue, in italiano nel 1945. È stato anche adattato per il teatro e per il cinema. Ad Amsterdam esiste un museo dedicato ad Anna molto interessante. Fra le frasi che scrisse ci piace ricordare quanto segue. È meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare. So quello che voglio, ho uno scopo, un pensiero, ho la fede e l'amore. Permettetemi di essere me stessa e sarò soddisfatta. So che sono una donna piena di coraggio e di forza d'animo. Non ci lasciano avere opinioni. Le persone possono dirti di tenere la bocca chiusa, ma non possono impedirti di non avere un'opinione. Anche se sei ancora molto giovani, non dovrebbero impedirti di dire quello che pensi. Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora. Quello che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. La vita di Anna è stata spezzata. Sta a noi, nuove generazioni, portare a termine i suoi progetti. Studiare, essere laboriosi, andare alla ricerca della verità, ma soprattutto essere portatori di pace. Storie che devono essere raccontate, storie di donne che si sono distinte per coraggio, responsabilità, umanità, storie che cambiano il mondo. Sono Irena Sendler, sono nata il 15 febbraio del 1910 nella periferia operaia di Varsavia da una famiglia cattolica. Mio padre era un medico e purtroppo era morto solo quando io avevo 7 anni. Lui assisteva i malati di tifo, che i suoi colleghi si rifiutavano di curare. È morto proprio di questa malattia. Molti di questi malati erano ebrei e alla sua morte la comunità ebraica di Varsavia si è offerta di pagarmi gli studi come segno di gratitudine. Fin dall'adolescenza ho provato una profonda empatia e vicinanza per il mondo ebraico. All'università mi sono opposta all'acreditazione degli studenti ebrei e come conseguenza sono stata espulsa dagli studi per 3 anni. Terminati gli studi, ho cominciato a lavorare come assistente sociale. Nel 1939, quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, ho lavorato nei servizi sociali della municipalità. Ho iniziato da subito a proteggere gli amici ebrei a Varsavia e, aiutata da altri collaboratori, sono riuscita a procurare loro circa 3.000 falsi passaporti. Com'è stato possibile tutto ciò? Sono entrata nella resistenza polacca con il nome di Battaglia Iolanta. Quando fu eletto il ghetto, sono stata incaricata delle operazioni di salvataggio dei bambini ebrei. Come dipendente dei servizi sociali della municipalità, ho ottenuto il permesso speciale per entrare nel ghetto e verificare eventuali sintomi di tifo. I tedeschi temevano che l'epidemia si sarebbe potuta diffondere anche all'esterno. E poi, cosa è accaduto nel ghetto? Ho convinto i genitori ad affidarmi i loro bambini e, aiutata da altri collaboratori, sono riuscita a progettare la loro fuga. I neonati li nascondevo nelle casse del mio furgone, mentre i bambini più grandi e i sacchi di juta. Ho addestrato perfino il mio cane ad abbaiare quando arrivassero i tedeschi, in modo che non sentissero i pianti dei bambini che venivano separati dai loro genitori. Quanta fiducia hanno avuto in lei quei genitori? Più volte di seguito ho ribadito che i veri eroi sono stati quelle madri, quei padri, che hanno deciso di affidarmi i loro figli. Una volta fuori dal ghetto cosa accadeva? Non tutti erano nel ghetto, molti erano in orfanotrofi. Fornivo loro una nuova identità con nomi cristiani e li affidavo a famiglie e preti cattolici. Speravo un giorno di restituire quei bambini alle loro famiglie. Ho notato i veri nomi accanto a quelli falsi e li ho seppelliti dentro vasetti di marmellata e bottiglie di vetro sotto un albero del mio giardino. È riuscita a non farsi scoprire? Purtroppo la Gestapo mi ha catturato e torturato, mi hanno fratturato le gambe e le braccia. Tuttavia non ho mai rivelato il mio segreto, sono stata perfino condannata a morte.
ma la resistenza polacca, attraverso l'organizzazione clandestina cattolica Zegota, è riuscita a salvarmi, corrompendo alcuni soldati tedeschi che avrebbero dovuto condurmi all'esecuzione. Ha dunque vissuto nella clandestinità? Beh, in un certo senso. Il mio nome è stato registrato accanto a quello dei giustiziati e per i mesi rimanenti della guerra ho vissuto nell'anonimato. Ho continuato a proteggere i bambini ebrei a Varsavia. Cosa è accaduto alla fine della guerra? Terminata la guerra e l'occupazione tedesca, ho recuperato i preziosi barattoli e le preziose bottiglie. L'elenco con sui veri nomi è stato consegnato in un comitato ebraico che è riuscito ad individuarne circa 2000 bambini. Quindi i genitori li hanno riabbracciati? Purtroppo solo un piccolo numero di questi è potuto ricongiungersi con i propri familiari. Molti di quei genitori erano stati sterminati nei lager. Ovviamente questa è un'intervista impossibile perché Rena non è qui con noi. Tuttavia vale la pena sapere che nel 1965 Irena è stata riconosciuta dallo Yad Vashem di Gerusalemme come una dei giusti tra le nazioni. La sua storia è stata per molti anni dimenticata dall'opinione pubblica. Solo nel 1999 un gruppo di studenti del Kansas ha scoperto la sua storia e l'ha resa nota attraverso un film intitolato La vita in un barattolo, un libro e un DVD. Giovanni Paolo II nel 2003 le ha inviato una lettera personale lodandola per i suoi sforzi durante la guerra. Nel 2007 è stata proclamata era nazionale del Senato polacco. Invitata per ricevere l'omaggio, ha mandato una sua dichiarazione per mezzo di Elisabetta Fikowska, che aveva salvata da bambina. Tale dichiarazione dice che ogni bambino salvato con il mio aiuto è la giustificazione della mia esistenza su questa terra e non un titolo di gloria. Nel 2007 ha ottenuto una nomination per il Nobel per la pace, ma questo non le è stato assegnato perché una regola per l'assegnazione del Nobel richiede di aver effettuato una qualche attività meritoria nei 2 anni precedenti alla richiesta. Nel caso di Rena le azioni meritorie risalivano a molti anni di più. Sebbene ella si sia rammaricata per non aver potuto far di più, noi sentiamo il dovere di dire che la sua memoria è un bene pubblico, prezioso da portare con noi nel futuro e che un mancato premio Nobel non svilisce quanto ha fatto. Molti sono i discendenti viventi di quei 2500 bambini. Da lassù i loro genitori ringraziano Irena. Invadere la Polonia e diventare una cosa sola con l'Austria, la Cecoslovacchia vista dalla Germania e dai, sta un po' in mezzo. Di certo non la puoi spostare e alla fine, se devi conquistare il mondo, beh, da qualche parte dovrai pure cominciare. Noi quest'oggi non abbiamo tempo di fare una lezione di storia, però qualcosa la dobbiamo dire. La Cecoslovacchia è importante non solo dal punto di vista strategico-militare per la sua posizione all'interno dello scacchiere europeo, ma prevalentemente dal punto di vista economico. Se devi fare la guerra al mondo, ti imbarchi in un'impresa che è tanto discutibile quanto costosa e allora può essere che a un certo punto hai bisogno di fare cassa. Un buon modo di fare cassa, se sei Hitler, può essere quello di invadere un paese confinante che ha un esercito debole, ma un'economia piuttosto forte e una volta invaso, imporre a quel paese un cambio molto sfavorevole con il marco. Un'altra cosa interessante per quanto riguarda la Cecoslovacchia, dal punto di vista della Germania, di Hitler naturalmente, è che questa ha al suo interno un'industria bellica estremamente importante. E allora, disporre di questa risorsa da padrone, invece che da cliente, se devi conquistare il mondo, non è meglio? Bene, la nostra storia parte da un ritrovamento. Qualche anno fa, Chava Pressburger, che prima di andare in Israele e sposarsi si chiamava Eva Ginzova, ha ritrovato 2 diari di suo fratello Petra. Il primo inizia così. Il 19 settembre 1941, venerdì, è stato introdotto un distintivo per gli ebrei.
Andando a scuola ho contato 69 sceriffi, la mamma più di 100. Io sono Petri Gin e ho 13 anni. Studio e gioco, studio e gioco, studio e gioco, studio, lavoro e gioco e ho paura. A me viene bene tutto e non piango mai. Studio e gioco, studio e gioco, studio, lavoro e gioco e ho paura sempre più. Anche se a me viene bene tutto. Ottimo, ottimo, buono, ottimo. È una pagella così così. Io sono ottimo e non parlo mai. A me viene bene tutto e ho paura. Mattina sole, pomeriggio nebbia. Mattina scuola, pomeriggio manimi. Studio e gioco e lavoro e faccio i compiti. E studio e gioco. Mattina a casa, pomeriggio scuola. Ottimo. I Mafre sono partiti di mattina presto, con i numeri sulla schiena, come i galeotti. Ma io non piango. Studio e lavoro, e scrivo, e leggo, e disegno. Bene, ottimo. Infatti, non piango. Studio e gioco. Partire? Come partire? Deportazione. Depo che cosa? Deportazione a Teresi. Gioco e ho paura. Nella mia città, dove non posso più stare. Oggi andiamo per la registrazione. Documenti, studio e gioco. Registrazione, studio e gioco. Studio e gioco. Picchino alla porta, ho 13 anni, ho 13 anni. Gioco e ho paura. Nella nostra Praga, studio e gioco. Mattina a scuola, pomeriggio, legge marziale. Gioco. È partito lo zio, a Terezi, deportato. La zia è qui. Diamo gli indumenti di lana, gli strumenti portatili, l'armonica bocca. Gioco e ho paura. Sul tram non ci vado più. Studio e gioco. Studio e gioco. Studio. Gioco e lavoro. Pomeriggio sul fiume. Studio e gioco. Di mattina ho fatto i compiti e scritto le punizioni. Di pomeriggio a scuola. Compito di aritmetica. Studio e gioco. Hanno fucilato 26 persone. Studio e gioco. Fa freddissimo. Il fiume è quasi gelato. Studio e gioco. Studio e gioco. Studio. Gioco e lavoro. E scrivo bene. Studio e gioco. Siamo andati a trovare il signor Felix Lederer. Partirà domani. Della nostra classe partiranno Zin e Ster. Baumon, maialino, che sarebbe dovuto partire, è tornato dalla fiera. Verranno deportati lo zio Levitus e la consorte. Siamo andati da loro e li abbiamo aiutati a preparare i bagagli. Erano tranquilli, ormai avevano già preparato quasi tutto. Gioco e ho paura, lavoro e ho paura, e studio e scrivo e disegno bene. A me viene bene quasi tutto, ma partire per Terezi non avrò 13 anni per sempre. Gioco e ho paura, lavoro e ho paura, studio, pomeriggio a passeggio. 25 luglio 1942, sabato, la zia ha ricevuto la convocazione, verrà deportata con il convoglio AV. 26 luglio 1942, domenica, di mattina a casa, pomeriggio all'Infendest. 27 luglio 1942, lunedì, la zia è partita. Dal 28 luglio al 1 agosto 1942, nessuna notazione. 2 agosto 1942, domenica, si sta organizzando la selezione di cavalli per i servizi postali. C'è un ufficiale tedesco che si occupa di loro. Hanno defecato. 3 agosto 1942, lunedì, ora si organizza invece una selezione di cani per la caccia. Provano se hanno paura degli spari. Dal ponte Bakul si vedono bene, ma le guardie mandano via la gente. 4 agosto 1942, martedì, di mattina a casa, pomeriggio fuori. Dal 5 agosto al 7 agosto 1942, nessuna notazione. 8 agosto 1942, sabato, siamo stati al mattatoio, abbiamo fatto un giro su una zattera e abbiamo preso il sole. Siamo stati bene. 9 agosto 1942, domenica, di mattino, a casa. Mi
mio fratello Petr è partito per Terezin la sera del 22 ottobre 1942. Ma dal mattino del 9 agosto non ha più scritto nulla, se non la data e il nome di tutti i nostri parenti che sono partiti prima di lui. Mio fratello Petr aveva 14 anni. A Terezin si andava a morire. 144.000 deportati a Terezin dal 1941 al 9 maggio 1945, giorno in cui fu liberata. 33.000 persone morirono lì per le condizioni estreme cui erano sottoposti gli internati. Petr, però, nonostante la paura, nonostante la giovane età, nonostante tutto, non aveva intenzione di morire e non morì a Terezin. A Terezin morirono più di 15.000 bambini, ma Petr non aveva intenzione di morire a Terezin. A Terezin scrisse racconti, articoli per i giornali, disegnò e fece interviste. A Terezin non morì. Petr Ginz era giovane, ma vedeva benissimo quello che tutti i giorni gli esplodeva davanti agli occhi. Petr Ginz era poco più che un bambino, ma sapeva qual era il destino verso il quale era proiettato. E nonostante questo, a Terezin scrisse: ci hanno ingiustamente strappato dal terreno fertile del lavoro, della gioia, della cultura, della quale doveva essere nutrita la nostra giovinezza. Facendo ciò, perseguono un unico obiettivo: distruggerci, non fisicamente, ma moralmente e culturalmente ci riusciranno, mai. Privati delle fonti culturali, ne creeremo di nuove. Separati dalle sorgenti della nostra felicità, ci creeremo una nuova vita, che esulterà di felicità. Ma come si fa? Come si fa? Come lo ammazzi uno così? Come lo ammazzi, Petr Ginz? Col gas. Col gas, come quasi tutti gli altri. Terezin era uno snodo importante per la soluzione finale. E di lì, quelli che non morivano, venivano inviati ai campi di sterminio in Polonia e in Austria. Dei 144.000 deportati di Terezin, ne sopravvissero soltanto 17.247. Il mio Petr l'ho rivisto 2 anni dopo a Terezin e per una manciata di giorni siamo stati di nuovo insieme. Il 28 settembre 1944 è salito su un treno per Auschwitz. Prima che partisse sono riuscita a dargli la mano e un pezzo di pane perché non avesse fame. Poi non l'ho più rivisto. È stato ucciso ad Auschwitz subito dopo essere arrivato. Io sono tornata, papà è tornato. Ma per ognuno di noi che è tornato, 2 sono morti nei campi di sterminio. 6 milioni di ebrei, un numero stimato tra i 13 e i 17 milioni di persone sterminate dalla barbarie nazista. Quasi tutte le notti mi sveglio e mi chiedo, perché lui e non io? Eva, Petr Ginz, tuo fratello, non è ancora morto, anche se è salito sul treno per Auschwitz il 28 settembre 1944. Anche se appena arrivato ad Auschwitz è finito nella camera gas e poi è passato per un forno crematorio. Petr Ginz, tuo fratello, non è ancora morto, perché se oggi, nel giorno della memoria, ricordiamo una ferita dell'umanità troppo profonda e dolorosa perché possa mai rimarginarsi, stiamo ancora parlando di lui e del fatto che in mezzo all'Olocausto lui scriveva, leggeva, studiava e disegnava. Petr Ginz non è ancora morto, ma la sua vita è nelle nostre mani, perché dobbiamo fare in modo che quella ferita, che non può e non si può rimarginare, non si alimenti di sangue nuovo. Dobbiamo fare in modo che la sua resistenza all'Olocausto, la dimostrazione che ci ha dato che l'umanità è più forte del peggiore tentativo mai messo in atto di annientarla, non soffochi nel sangue delle centinaia di migliaia di vittime innocenti che fanno i 31 conflitti ancora aperti oggi nel mondo. Basta, basta scuse per ammazzare, basta scuse per mandare a morire, basta. Così, da adesso, gioco, studio e gioco, non ho più paura, a me viene bene tutto e non piango, mai. Cos'è? È uno sguardo sincero?
abbraccio celato. Una nobile azione o un fiore nel vento? Un'aquila nel cielo o una dolce poesia? La pace, cos'è? È una stretta di mano dopo anni di guerra. È un concerto da seminari, senza inciampi, su tutta la terra, come il grano dei campi, fra i cittadini del mondo, scavando segni d'amore nel profondo. Scolastico e del comune, ringraziamo i docenti della scuola media e gli alunni della scuola media che con grande entusiasmo si sono prestati. Personalmente voglio ringraziare intanto i miei colleghi del corso e un grazie alla professoressa Villivà. Grazie. Due parole anche da parte del presidente Ampi, sezione Martino Barni in Veruno. È la signora Gianna Rossi, ex maestra elementare, anche questo è importante, da educatrice.
Allora, devo dire che sono rimasta molto, molto piacevolmente sorpresa per quanto ho visto e ringrazio tantissimo i ragazzi, ma tantissimo anche gli insegnanti che si sono messi addirittura in gioco proprio. E loro stessi. Non immaginavo tutte queste belle capacità. È una sorpresa molto piacevole e penso che si potrà collaborare indubbiamente anche per altre cose, vista la grandissima disponibilità, per cui vi ringrazio. Ai ragazzi, ecco, vorrei dire, quello che è successo non è che è successo e non, per questo non potrà più succedere, perché se guardiamo al mondo come è oggi, provate a pensarci, il razzismo che sta poi alla base di quello che abbiamo visto, cioè il considerare, il disprezzare chi è diverso per qualsiasi motivo, questo disprezzo che porta al razzismo è molto facile averlo, magari ce l'abbiamo tranquillamente, è un po' così, diciamo no, ma io non sono razzista, però, ecco, questa è una frase che sento spesso e quel però mi fa molto pensare, perché magari non è che si arriva a dire lo voglio ammazzare perché non è come me, questo no, però attenzione, perché spesso l'indifferenza è un male tremendo, nel senso, beh, quello succede a lui, a me cosa interessa? A me non interessa se tanto questa persona viene discriminata, vengono tolti dei diritti. Queste persone, beh, ma tanto lo sono io. Sì, succede così, mi spiace, ma non, vabbè, non ci penso, lascio perdere. Ecco, l'indifferenza è una cosa tremenda. Tutto quello che è successo anche perché c'era molta indifferenza. Anche questa fa molto male. Noi vediamo nel mondo oggi, non è che siamo messi benissimo. Però io spero che i ragazzi possano crescere meglio di quanto stiano facendo i nostri grandi cosiddetti del mondo oggi. Spero proprio in loro. Gli dico veramente ancora, non siate indifferenti, assolutamente, assolutamente. Non lasciatevi prendere dalla quella che si chiama la banalità del male, perché il male è una cosa anche banale e uno lo prende così, come se fosse una cosa normale. Ecco, era solo questo che volevo dirvi e comunque ancora grazie, penso che tutto quello che avete fatto vi rimanga dentro e vi aiuti a crescere e a fare un mondo più bello di quello che vi stiamo, quelli come me che ormai hanno i capelli bianchi, quello che vi abbiamo lasciato. Grazie ancora. Voglio ringraziare, ci teniamo a ringraziare tantissimo.